Beh, è uno di quegli eventi che non si possono perdere. Una session jazz venerdì 25 febbraio a partire dalle ore 21 presso la Sala di Giacomo a Palazzo Baldoni a Montesilvano. Al piano c'è un grande Michele Di Toro, ma alla chitarra ce n'è uno ancora più grande. Infatti, per me è un grande onore, anche perché io e Franco Cerri siamo legati da una profonda amicizia che ormai dura da più di 10 anni, anche perché sono stato nel passato studente della sua scuola civica di jazz a Milano, dove lui è presidente attualmente, e quindi per me riuscirlo a portare anche in collaborazione con la sensibilità della scuola civica di musica qua di Montesilvano e con l'appoggio del sindaco, dell'assessore, quindi siamo riusciti a portare questo mostro sacro che adesso ha la bella età di 85 anni. Quindi... Però le dita vanno che è una meraviglia. Che cosa propone, se ci puoi anticipare qualcosa in questa serata, il vostro quartetto, perché è un quartetto? Sì, lui è molto noto per l'esecuzione di standard jazz e di brani italiani riarrangiati in chiave sia tradizionale che moderna, tipo non so adesso cosa vorrà fare Franco, però mi ha detto per telefono vorrebbe suonare una versione di Volare di Modugno in quartetto, poi faremo dei brani in duo io e lui, e poi suonerà in trio con Ivano Sabatini al contrabbasso, Alberto Biondi alla batteria, farò qualche brano da solista io al pianoforte, e quindi sarà una serata molto articolata e musicalmente molto varia, seguendo un po' i canoni del jazz tradizionale e anche moderno.